Ma hai avuto difficoltà a fare questa cresta? Hai preso dei rischi a fare questa cresta? La consiglieresti ai tuoi amici? Non è che contiamo vecchine su di là. No. Bella comunque, bellissima, eh? Sì, è bella. Non vorrei infierire, ma dove andiamo oggi? Gutenberg. Non so cosa hai detto, ma spero che non sia una cosa brutta. No, non è una cosa brutta. È una cosa sicuramente sbagliata, ma non è brutta. Ok. Amici, bentornati in questo nuovo video. Ancora Valsesia, ancora Val Mastallone. Questa volta siamo a Rimella e vogliamo conoscere un po' questa nuova zona. E ci aspetta un percorso interessante perché ha nevicato di recente, quindi i boschi sono completamente innevati. Sono con Nando. Ecco Nando. Percorso veramente interessante adesso nel bosco. E bello, ce lo godiamo perché è incantato. Allora, stiamo seguendo il sentiero 547 che ci porta alla bocchetta delle vacche, quindi in quella direzione, però ora qui c'è un bivio che ci permette di allargare un po' e forse riusciamo a prendere dentro anche la punta del Pizzo. Quindi facciamo il nostro primo taglio e lasciamo il sentiero a un quarto d'ora dalla partenza. Bravo, siamo appena sbucati da quel bosco di abeti fantastico. È abbastanza impressionante quello che ci aspetta perché la cresta è frastagliata e tutta innevata. Il nostro percorso dovrebbe essere su questa cresta, tutta questa crestina, e andare su a Punta del Pizzo. Qua il cielo non è così pulito, quindi dobbiamo farci cogliere dal buio. Dopo potremo anche scendere lungo la cresta destra. Ragazzi, qui la storia è tosta, perché la cresta è frastagliata, abbastanza impressionante, è innevata. Vediamo da vicino come butta, ma non è uno scherzo. Siamo arrivati ad un'elevazione minore con tanto di libro di vetta. Bella croce di ferro. Dovrebbe essere Monte Stutz o Stux. Non riusciamo a capire come si chiama. Ci danno dell'ignoranza. Vabbè, lo cerchiamo a casa, dai. Ciao.
quale si intravede la cresta, non difficile, ma affrontata sempre un po' con il dubbio se ci fosse continuità, perché qui non c'è un percorso, non stiamo seguendo nessuna traccia. In realtà sta andando bene per ora, siamo fiduciosi, dai. Passaggi in cui ci troviamo con la pancia appoggiata alla scoscesità della montagna. Adesso appunto non si vede il dietro. Adesso qui. Sì, inizia la vera salita. Non che fosse la meno quella che avevo fatto fino adesso. Amico, un po' impegnativa ma fatta, siamo arrivati, abbastanza tosta, abbastanza tosta, e quindi si è consumato abbastanza energia in mezzo giorno, una bella intesa. Se guardiamo cosa abbiamo fatto fino adesso, siamo saliti da là sotto tutto in cresta. Il dislivello non è sulla carta esagerato, ma ci sono dei passaggi complicati, sì, da fare con la neve, peggio ancora, incredibile. Lì davanti c'è il castello, da questa parte c'è la discesa che va al passo del campello, che mi sembra molto fattibile, e là c'è il sentiero che scende, potremmo far così. Qui davanti a noi qualcosa che probabilmente oggi è eccessivo pensare di fare, anche per il meteo che non è perfetto. Quindi quel monte là in fondo, bello massiccio, il monte Capezzone, e lì a valle ci deve essere il lago con anche il bivacco, ma chiaramente non riusciamo a vederlo. E sarà un bellissimo giro anche quello lì, ma potrebbe essere un'altra volta, non c'è problema. Allora, vabbè, è giusto anche prendere atto della situazione e quindi adeguare il programma a quello che è la realtà. Quindi oggi aggiungere vette, sia per questione di tempo che di meteo, probabilmente un azzardo. Allora ci inventiamo ora un bel anello verso la bocchetta di Campello. Rimella. E da lì scendiamo a Rimella. Intanto ci godiamo questa cima. We'll be right back.
adesso parlo io. Vai. Un attimino, ok. Allora, noi siamo a Punta del Pizzo, è alta 2232, okay. E avremmo voluto fare anche la punta che c'è dietro di noi e si chiama Altenberg, quella più sì. alta e aguzza. E c'è una intermedia che si chiama, che ha un nome strano, Q2778, ma no, 2278, 2778 sarebbe troppo. Ok, 2278, tuttavia non è quella la quota, quindi è alta 2232 e quindi insomma, un po' di confusione là, ci dobbiamo documentare. Adesso andiamo alla bocchetta di Campello. Scendiamo giù davanti a noi, scendiamo di fronte giù a noi. Di fronte, la cresta sembra più morbida da questa parte, sempre innevata. E abbiamo già individuato una serie di alpeggi interessanti da raggiungere e andremo verso valle così. Fatica, anche un po' di divertimento. Vieni! Ancora una volta si vede bene tutta la cresta, noi l'abbiamo iniziata lì proprio dove ci sono quegli ultimi abeti a sinistra, siamo andati su là e adesso non la vedo, ma sì, c'è una croce, eccola al centro, e poi tutta quella cresta là, tutta quella cresta, tutta fino in cima a quella montagna incredibile, porca miseria. Eccoci, tornati al punto di partenza. Oh yes, la macchina è ancora qua. La macchina c'è. Bel giro, dislivello non esagerato, ma bastava per le difficoltà che abbiamo trovato. Sì, una bella cristina. E quindi l'avete vista nel video. E quindi siamo molto contenti, molto, sì, sì, molto assolutamente. Contenti. Assolutamente, bellissimo. Va bene, dai. Oh, ce la tagliamo? No. Io penso di tagliarla. Io non credo. Alla prossima.